Apri le orecchie e aprile bene. Non voglio che qualcosa disturbi il compleanno di mio nipote. Ma ogni cosa ha un limite, quindi decidi quello che vuoi. Ciò che è veramente importante lo deciderò io per te. Sono stato perfettamente chiaro. Per forza. Non c'è altro modo. E io ti dico che non funziona. Sta a sentire, Ellery. No, tu stami a sentire. Avanti. Allora. Tanto per cominciare non voglio ucciderlo. Non c'è nessun motivo. È un impiccio, l'hai detto tu stesso. La prossima è Douglas, Tossi. Non l'ho detto io, ma tu. Se dobbiamo ammazzare qualcuno, tanto vale far fuori la spogliarellista. Sì? Stiamo per arrivare a Douglas. Grazie. Prego, prego, signori, s'accomodino. Le 10:20, potevo stare a casa davanti al caminetto. Vedrai che non te ne pentirai. Credi? Certo. Dove andiamo, signori? Green Haven. Ah, sì, la conosco, una vecchia villa sulla collina. Non sapevo che già ci abitassero i nuovi proprietari. Ora lo sai. Senti, bello mio, è strano. Se questo Lockridge ha tanto interesse a fare del mio libro una commedia, perché lo vorrebbe cambiare? Tu devi cambiarla, fa parte del processo creativo. Sta tranquillo, sarà un soggiorno piacevole. Almeno appena finita la festa. Perché? Quale festa? Per Johnny, il nipote di Lockridge. Gli ha messo su uno spettacolino apposta. Non te l'avevo detto? No, no. Siamo Howard Biggers ed Ellery Queen. Prego, signori. E il signor Lockridge era preoccupato con questa acquazzone. Grazie. Doyle. Doyle. Dov'è il bar? Sono tutti in biblioteca. Non potevano cominciare le prove se il ragazzo non andava a letto. E poi il signor Gardner non trovava più le orecchie. Cosa? Fa il coniglio. Oh, ma che diavolo... Buono. Un altro po' di tè? Dato che non ne ho ancora preso, posso prenderne un altro po'? Non mi pare il caso di formalizzarsi sulla forma letteraria. E la scena del tè in Alice nel Paese della Meraviglia. Azzeccato al primo colpo. Nessuno ha chiesto la tua opinione. Facciamo anche le osservazioni ora. Ma perché vivevano in fondo a un pozzo? Ellery! Ellery, ce l'hai fatta finalmente, stavamo in pensiero. Purtroppo abbiamo perso il treno delle 8. Colpa mia, ero alla stazione giusta ma al binario della direzione contraria. Ho fatto lo stesso errore anche io l'ultima volta. E sono andata a finire a New Haven. Più o meno ho fatto come uno che da qui per andare in California volesse passare per il Giappone. Conosci la classica ingenua di Broadway, Miss Amy Reina? È solo colpa mia se lei è venuto qui questa sera. Perché quando Spencer mi ha detto che voleva mettere in scena l'avventura della mela d'alabastro, mi è venuta la voglia di fare la parte di Roberta. Non pensi di avere tempo dopo per farti la pubblicità? Quella è mia moglie Laura. Alle volte è pettinata anche meglio. Lei potrebbe essere una magnifica protagonista. Si illude. Io non saprei fare nemmeno l'ultima delle comparse. No, 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 non è vero. Vuoi fare una brutta impressione al signor Quinn? Benvenuto. Grazie.
e il nostro abilissimo coniglio Paul Gardner. Molto lieto. Perdoni la zampa. Paul Gardner, l'architetto? Sono lusingato che lei mi conosca di fama. Qualcuno sostiene che avrei dovuto fare il muratore. Venga, permetta di presentare la mia dolce metà. Diana, mia moglie, il signor Quinn. È un gran piacere, signor Quinn. Adoro i suoi libri. Molto gentile, signora. Beviamo qualcosa? Provvedo immediatamente. Ah, sì, grazie, Howard. Il solito per tutti. E per lei, signor Quinn? No, niente, grazie. Ho già bevuto in treno. Bene. E finalmente la madre di Laura, la signora Letizia Allingham. Come sta, signora? Sto eccezionalmente bene, con grande dispiacere di mio genero. Ma... mi invitano in questa casa ogni tanto, ma sempre quando a Spencer servono fondi per una commedia, così le perdite restano in famiglia. Mamma, non esagerare. Spero che la sua commedia sia concepita meglio di questa casa, signor Quinn, perché questa villa è una prova lampante dell'abilità dell'architetto Gardner nel trasformare grosse querce in stuzzicadenti. Sarà, questa però l'ho soltanto restaurata. Con quello che è costata ci avrei comprato la casa bianca. Perché non andiamo di là in salotto? Venite, c'è il fuoco acceso. Ah, molto volentieri. Mi scusi se mi trovo acconciato in questo modo, ma domani è il compleanno di mio nipote Johnny ed ho voluto fargli una piccola sorpresa. Sì, Howard me l'ha accennato. Oh, a proposito, abbiamo trovato un finale fantastico per il lavoro di Ellery. Ah, scusi, sì, ma se a lei è piaciuto il mio libro... Beh, altrimenti non ci avrei investito tanto denaro, non le pare? Beh, comunque non ci tengo che la mia mela di alabastro sia morsicata. Oh, ora ho capito. Morsicata. Senta, Ellery, io non ho intenzione di alterare il suo soggetto, glielo prometto. E Amy Reynar adora quella parte. Ah, questa poi è un'altra storia. La mia eroina, Roberta, deve essere una creatura delicata, con i capelli neri. Scusi, Ellery, le ho già promesso la parte. Quindi se lei non ce la vuole, glielo dica personalmente. Non venite, le signore è tanto che stanno aspettando. E quel babbeo, Howard. Vada. Ellery, noi vi raggiungiamo subito. Buona fortuna, Amy. E spero che Spencer non le abbia parlato troppo male di me. Io ci tengo troppo alla sua stima. Oh, per me la partenza è buona. Ah, signor Quinn, non ne andrebbe di passare un'ora o due a discutere il copione dopo che gli altri se ne saranno andati a letto? Sì, ma sono piuttosto stanco. Oh, povera me, lei non è mica moglie, vero? No. Ah, no, non poteva essere. Io sono una psicologa, sa? Certe cose le sento. Fermo, sparo. Oh, è lei, signor Quinn, le chiedo scusa. Credevo fosse un ladro. È evidente. Il signor Lockridge dice che è necessaria la pistola. Andavo a prendere un libro in biblioteca. Prego. Ha bisogno di qualcosa? Eh? Ah, no, grazie. Ci vediamo domani. Spencer, sei tu? Ah, è lei. Avevo sentito dei rumori strani. Non potevo dormire e allora sono sceso a prendere un libro. Ah. Dicono che quando si comincia si deve arrivare fino alla fine. Ma che succede?
succede? Fate conversazioni alle 2 del mattino. Quinn si porta Ambra a letto. Non può dormire. Ah, eppure mi aveva detto di essere distrutto. Ecco, io... Oh, alle volte la troppa stanchezza peggiora le cose. Beh, buonanotte. 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 Signor Quinn. Cosa vuoi? Signor Quinn, deve scendere di sotto immediatamente. E perché? Lo zio Spencer è stato spolverato. Cosa? Ha fatto le nuvolette, le dico. È scomparso. Che strazio, il telefono non funziona. Sarà interrotta la linea. È ovvio. Laura? No, grazie. Dai, prendilo, ti farà bene. Lei che ne pensa? Sarà stato rapito? Non riesco a pensare quando mi alzo presto. Perché nessuno viene mai rapito nei suoi libri? Li hai letti? 1 o 2, non sono un granché. Oh, Ellery, scusi se l'ho fatta svegliare. Non fa niente, signora, ma qual è il problema? Beh, Spencer non si trova. Svanito, come una nuvola. La storia del vestito, raccontagli del vestito. Ah, sì, il vestito che portava prima della prova è ancora lì. Il letto non è disfatto, non manca niente, solo che... Mia figlia, oltretutto, si preoccupa che dovunque sia suo marito sta andando in giro con il costume di scena addosso, capisce, signor Quinn? Ecco. Ha ancora il cappello a cilindro. Precisamente. E quanto mi dispiace, Johnny, oggi doveva essere una festa per Sentite. Te. Se è uscito di notte, a questo punto è annegato. C'è un mare di fango là fuori. E le macchine? Le automobili stanno lì, sia la sua che la mia. Ah, avrà chiamato un taxi. E come poteva chiamarlo? La linea era già interrotta prima ancora che lei arrivasse. Adesso ho riprovato e tutto tace. Bel pasticcio, non le sento. Johnny, va di là a fare colazione. Su. Da bravo. Ecco. Raduna tutta la roba, eh? Porta tutto di là e di a Doyle che ti faccia le uova col bacon. Io odio le uova col bacon. Beh, fatti fare qualche altra cosa. Allora, ricapitoliamo. Il signor Lockridge indossava ancora quel costume e non è pensabile che sia uscito con quest'acqua e senza macchina. Emmy dov'è? Sta ancora dormendo, ho guardato. Sarà bene che qualcuno vada a svegliarla, quella creatura. Sì, ci vado io. Che cosa pensa che si debba fare? Ci sparpagliamo per perquisire la villa e ci ritroviamo poi tutti quanti qui. Però, di preciso, che cosa dobbiamo cercare? Ottima domanda, ma non so cosa risponderle. Ma perché lei intanto non va in città ad avvertire la polizia, signor Big? Sì, ma a raccontare cosa? E se poi il vecchio, volevo dire il signor Lockridge, ha deciso di fare uno scherzo a qualche suo amico? Beh, certamente non gradirebbe l'intervento della polizia. D'accordo, la caccia ha inizio. Io vado nello scantinato. Thank you.
Non me lo dica! Spencer è nascosto dentro l'orologio. Secondo me è tutto uno scherzo. Spencer ama gli scherzi. Howard ha ucciso 7 persone dal giorno di Pasqua. Eh? Allora ci sente. L'orologio è stato toccato. Come toccato? È sicuro? Sono sicuro di una cosa. Questa notte, verso le 2, sono sceso in biblioteca a prendere un libro. All'oscuro ho aperto per errore una porta a casaccio. Ricordo era buio pesto. Guardando dentro ho capito immediatamente che non era la biblioteca, perché altrimenti avrei visto questo acquario illuminato, e invece io non vidi niente. Non poteva essere spento? Avrei dovuto vedere l'orologio. C'è un grosso specchio nella stanza e di fronte l'orologio con le ore e le sfere fosforescenti. Però io non l'ho visto. Ma chi di noi poteva prendersi questa briga? Nessuno, forse. Oh, avanti, parli, signor Quinn. Non ci tenga sulle spine. Ammettiamo che ci fosse nascosto un ladro che m'ha sentito arrivare. Allora lui svita la lampadina, così la luce non si accende. Resta immobile al buio, coprendo lo specchio. E così io non vedo il riflesso. Ah, ora capisco. Non era lei che ho sentito camminare questa notte, ma un'altra persona. Eh sì, probabile. Sarà stato Spencer. Secondo me si dovrebbe chiamare la polizia. Ma il telefono è ancora guasto. Ci riprovo. Beh, allora prendiamo la macchina. Ci potrebbe essere un'altra spiegazione plausibile che non abbiamo esaminato. Rapimento. Sarebbe strano. Però è una buona idea. Questo spiegherebbe perché Spencer indossava ancora quel costume. Adesso sembra che il telefono funzioni. Se si tratta di rapimento, non ci resta che chiamare la polizia. Ma è matto, Biggers! Oh, scusa se ho gridato. Però se Ellery ha indovinato, i rapitori si faranno vivi. Forse ci hanno già provato, ma non ci sono riusciti. Ma i rapitori non dicono sempre non chiamate la polizia? Certo, perché in questo modo si potrebbe mettere a repentaglio la vita di suo marito. E allora che cosa aspettiamo? Chiamiamola immediatamente, signor Quinn. Laura ha ragione, conviene attendere. Lei come la vede, Quinn? Per me ci sono 3 eventualità. Spencer è andato a spasso e allora la polizia non è necessaria. Oppure è stato rapito. E non è opportuna, almeno non subito. Allora, aspettiamo di vedere se si fanno vivi. Però lei ha parlato di 3 alternative. Infatti, c'è anche l'eventualità che Spencer Lockridge sia già morto. Indossava che cosa? Non urlare, papà. Perché parli così piano? Qualcuno ti ascolta, Ellery? Senti, non ho tempo. Spencer Lockridge è scomparso. Lo so, me l'hai già detto. Si aggira nella campagna mascherato come un veglione di carnevale. Senti... Per me non si aggira da nessuna parte, ma in questa eventualità... Dovrei mettere in allarme 3 stati per un uomo che indossa un cappello a cilindro alto mezzo metro, un tight grigio, ma... Ellery, per caso, è anche armato e pericoloso? Fallo comunque. Acqua in bocca, dopo ti dirò altri particolari. Cosa? Ok, ok, ne vinci una tu. Bene, grazie. Erano quelli? Quelli chi? I rapitori di zio Spencer. No. Io so chi è stato. Oh. Zia Laura. E come ci sei arrivato, Johnny? Beh, è semplice. Paga 2 ceffi per portarlo via. Quelli chiedono il riscatto, lei lo paga così quelli beccano il malloppo e poi accoppano lo zio Spencer. Ma perché? Per beccarsi subito l'eredità. E magari c'è di mezzo anche il signor Paul. Tu vuoi dire che il signor Paul e zia Laura sono... Lei non è mica tanto sveglio. Comunque questa è un'ipotesi. Mi cerchi se ha ancora bisogno di me. Non riesco a raccapezzarmi. Mi sembra tutto così strano. A me invece sembra logico. Spencer è uscito per sfogare il suo malumore. Ci è rimasto così male quando gli hai detto di noi. Ma io non gli ho detto niente. Già lo sapeva. Laura, non... Spencer non ti ama più. E Diana e io siamo già arrivati al bivio da anni. Perché continuare la farsa? No. Perché no? No, Laura. No, Paul, ti prego, almeno aspettiamo. Aspettiamo finché... cosa? Oh, scusatemi, non volevo disturbare. Niente, niente. Stavo rientrando. Vado a vedere in cucina. A più tardi, Ellery. La prego di scusarla. Laura non riesce mai a nascondere le sue emozioni. La nostra relazione non è un segreto, senza dubbio lei lo avrà già saputo. Infatti, infatti. E indovino da chi? Diana ha una tale delicatezza nel mettere in piazza le nostre cose. Con permesso.
mi sembra il cavaliere solitario. Che fa? Pensa. O cerca di dimenticare quel pranzo disgustoso. È molto preoccupato per Spencer, è vero? Sì. Anch'io. Non ce lo vedo. E cioè? Beh, non è uscito così, di sua volontà. Spencer non è un coraggioso. Ha il terrore dei rapimenti, dei furti, delle rapine. E per questo si circonda di gente, come ha fatto in questo fine settimana. Sono questi i motivi. Lui ha una paura irrefrenabile di essere ucciso da banditi che vogliono derubarlo. Ma non ci sono le banche? Ah, non si fida nemmeno delle banche. Perché no? Beh, finì sull'astrico nel 34. Ed è un'ossessione che lo perseguita ormai. Scusi, un momento. Oh, forse sono noiosa. Abbia pazienza. Ellery! Oi! Come stai, cara? Ah, senti, questo è un tormento a cui non resisto. È il giorno più terribile della mia vita. Ma se è un paradiso, senza quell'impiastro che urla e blatera. Se lo avessero rapito, i rapitori si sarebbero messi in contatto ormai. Lei che ne pensa? Direi di aspettare fino a domani. Domani? Sì. Ammettiamo che lo trovino morto da qualche parte mentre noi stiamo qui a grattarci. Scusate, signore, l'ho detto senza pensarci. Diciamo che Biggers non ha torto, una volta tanto. Ma se volevano ucciderlo, perché non l'hanno fatto qui e buonanotte? Lasciare tante persone sospettabili sarebbe stato quasi machiavellico. Senti, Ellery, forse ognuno di noi ha la sua soluzione di questo... di questo brutto rebus. Non ti sforzare, Howard. Tu non hai più avuto un'idea geniale da quando hai capito come si succhiava il latte. Come ti permetti? Non mi meraviglierei che fossi tu il colpevole. Sappiamo tutti che detestavi Spencer per come ti trattava. Sì, ma non mi dire che trattava meglio te. Ti teneva legata con un contratto capestro che ti ha costretta perfino a rifiutare una parte in un film l'ultima volta. Amy, sta dicendo la verità. Era una parte orribile. Non c'erano battute. Una ragazza di campagna, sordomuta, che viene prima violentata, poi l'hanno data a Jane Wyman. Io non l'avrei accettata comunque. Senta, Ellery, non voglio più aspettare. È ora di mettere al corrente la polizia di questo fatto. Laura. Laura. Oh mio Dio, che cos'è? Ellery! Ellery! Oh, meno male.
male. Ellery, che è successo ieri sera? Io sono in Qualcuno deve aver messo dentro il caffè una poderosa dose di sonnifero. Ma come? Lei pensi a svegliare gli altri. Faccia un buon caffè e li rimetta in piedi tutti. Ellery, ho paura. Dove va adesso? A dare un'occhiata in giro. Questo ero riuscita a capirlo da sola. Ma Ellery, dove... Mi dice dove va? Ehi, che è successo? Vi hanno messo la droga nella cicoria? Più o meno. A proposito, ma che è venuto a cercare? Crede che quello sia rimasto qui nascosto? Scusa, ma tu non devi fare colazione a quest'ora? Lo sa, lei è proprio in un bel pasticcio. Con chi se la può prendere adesso? Non esiste un maggiordomo. Non c'è lo scimmione? Sì, ma non è un vero maggiordomo. È una guardia del corpo, piuttosto. Prima lavorava dai Pinkerton, questo lo sapevano anche i sassi. Però lei come detective non è mica tanto brillante. E adesso che fa? Sei tu il detective, quindi indovina. Ah no, non ci gioco! D'accordo, è ora di finirla con Paul, questa storia. Io voglio andare via. E io vorrei arrivare a una soluzione. Lo vogliamo tutti, continuare così è impossibile. A quanto pare. Ma che fine ha fatto? Io dico la verità, non ci capisco più niente. Una cosa è facile da capire, signora Lockridge. Eccetto Johnny, siamo stati tutti drogati ieri sera. Con che cosa? Con i barbiturici. Ho trovato il flacone in una camera da letto. Johnny dormiva in camera sua. Non vorrà sospettare di lui? Sarei tentato. No. Però qualcuno in questa casa è colpevole. Forse. Doyle? No, Doyle no. Allora, uno di noi? Ma come, se siamo stati addormentati tutti quanti. Ellery, io ho paura. Credo che nessuno di noi corra pericolo, altrimenti il colpevole avrebbe agito ieri sera, quando eravamo tutti addormentati. Il solo fatto che lui o lei non abbiano colpito dimostra che siamo al sicuro. Lei cosa consiglia, signor Quinn? Aspettare ancora? Almeno fino alle 12. Se per quell'ora Spencer o i suoi rapitori non si saranno fatti vivi, andrò alla polizia io personalmente. Io dico che va bene. La colazione è servita, signore. Grazie, Doyle. Cerchiamo di andare a mangiare qualche cosa, almeno. Certo. Mi scusi, signora Lockridge. Dica, Ellery. Volevo solo chiederle dove tiene gli oggetti di valore. Ah, vuol sapere se hanno rubato qualcosa? Sì, appunto. In casa non c'è niente da rubare. Ci siamo trasferiti da poco e gli oggetti di valore sono in deposito. Ah, però Amy non diceva, o almeno mi pare, che Spencer diffida delle banche. Ah, sì, è vero. Altro che. E non esultava all'idea di mettere tutto in cassetta, ma ha dovuto farlo provvisoriamente fino all'arrivo della sua diabolica cassaforte. E grossa? Oh, è un incubo a guardarla. Tutto acciaio in tinta grigia, fatta su misura. Costa un patrimonio. Approssimativamente larga 90, profonda 40 e alta, diciamo, un metro? Oh, sì, ma lei come fa a saperlo? Dove intendeva sistemarla? Beh, non ne ho la più pallida idea. Io non la vedo volentieri in nessun posto di questa casa. Già. Grazie tante. Uno se ne va in giro conciato in quel modo e nessuno se ne accorge, nessuno lo nota. No. Quando è arrivato l'ultimo rapporto? Circa 20 minuti fa. Bel modo di passare la domenica. Maledizione. Scusi se l'affligo con le mie sventure. Non fa niente, ispettore. Mi cerchi il sergente Vili, deve essere in servizio. Non ne sono molto sicura. Ha detto che resterà bloccato. Bloccato dove? Non lo ha detto. Ci sono guai, ispettore? Mi chiami allora il tenente Carr della squadra mobile. Subito. Cosa potrebbe essergli accaduto? Non so che dirle. Eppure lei è responsabile. Non la capisco.
Davvero? Ah, finalmente la pesco! Ellery, ma che cosa ha combinato questa mattina? Su e giù per le scale, dentro e fuori la villa, ma... Diciamo che non so stare senza fare niente. Ma non c'è più da aspettare ormai. Spencer non è stato rapito, è vero? Sarà morto. Non può essere Spencer. Lui aveva certamente la chiave. Cosa hanno portato? Ho trovato questo pacco. È indirizzato a Laura. A me? Che sia dei rapitori. Le scarpe di Spencer. Cioè quelle che portava ieri sera? No. Le ho viste. Erano in camera questa mattina. Non posso sbagliarmi. Laura, chi ha portato le scarpe di Spencer? Non lo so. Le hanno lasciate alla porta. Chi sarà? Hanno bussato. Vado a vedere io. Laura? Che succede? Ci sono novità? Io non ci capisco niente. Stavo dormendo e mi è sembrato di sentire il campanello. Sì, infatti. Qualcuno ha lasciato un pacco. L'ho trovato sulla veranda. Il mistero si fa sempre più fitto, Ellery. Credi? Oh, c'è il mio nome sopra. Sono due navi a vela. Un momento. Le regalai io a Johnny per Natale. Stavano su, in camera sua. Johnny, dove si sarà cacciato? Se credi che Johnny le abbia messe là fuori, lui ti sbagli. È stato in camera tutta la mattina. Ellery, che ne dice? Sarà una specie di messaggio? Non sono sicuro. Quello che più mi sorprende è che scarpe e navi stavano dentro casa e sono state trovate fuori. Quindi uno di noi... Uno di noi se la spassa a fare delle burlette. E questo io lo trovo decisamente cretino. Proviamo a girare per casa. Forse mancano altri oggetti. Sì, buona idea. Va bene. Vado in salotto. Permette, signora? Sì, certo. Io vado a controllare la mia stanza. Anch'io. Io scendo in cantina. Qualcuno vuole farmi compagnia? Io farò le stanze degli ospiti. Beh, sopra. Si potrebbe chiedere a Doyle di... Le riguardi! Questa è per lei, signora Letizia. Sarà la richiesta. Non mi sorprenderebbe affatto. In fondo è il mio denaro che Spencer ha dilapidato nelle sue sconsiderate iniziative teatrali. Che c'è? È vuota. È vero, la busta è vuota. Vuota? Sì, vuota. Me la fa vedere, per favore. Certo. Ma questa è la mia carta da lettere. L'ho presa giorni fa, in attesa che il tipografo mi consegni quella intestata col nuovo indirizzo. E anche la colla. La uso per dare alle mie lettere un'impronta personale. Signora Laura, dove tiene la colla e la carta da lettere? Oh, nello scrittoio in salotto. Venga, le faccio vedere. Oh. Ma era qui, stamattina. Potrei giurarlo. Beh, insomma, io ne ho abbastanza. Uno fra noi qui fa degli scherzi, oltre che stupidi, anche macabri. Ellery, è già mezzogiorno. Io direi di chiamare la polizia. Non è necessario, signora. Dato che siamo nella circoscrizione di New York, ho avvertito mio padre questa mattina ufficiosamente. E sta arrivando. La signora Lockridge. Sì, è in casa. Si accomodino. Sono Laura Lockridge. Tenente Carr della squadra mobile. E l'ispettore Richard Quinn della centrale. Oh, buongiorno, ispettore. Ciao. Ellery.
Ma che ti piglia? Di domenica mattina mi butti giù dal letto. Calma, papà, ora ti spiego tutto. Un momento. Oddio, altri arrivi. Che roba è? Per il signor Paul Gardner. Per me? Sì. Cavoli. Cavoli? Ma che è qui, un mercato? Venite con me in libreria. Cercherò di spiegarvi tutto. Dio, che tragedia. Sta buona, cara. Abbiamo trovato i due velieri in un pacco. E pochi minuti dopo la busta vuota è apparsa sotto la porta. L'ultima e forse definitiva comunicazione, il cesto con i cavoli lasciati sulla veranda. Forse poco prima del vostro arrivo. E questo è tutto? Tutto qui. Forse abbiamo a che fare con uno svitato. Io ci sono abituato. Non alludevo a suo figlio, mi creda. Secondo me il signor Lockridge è la chiave di tutto. Conosco questa gente di teatro, tutti quanti svitati. Ma lei come si permette? Tenente, mio marito è scomparso. Potrebbe essere morto, rapito o Dio sa cos'altro. Non è da escludere che quel vecchio originale... Ellery, che stai combinando? Vedrai, papà. E dov'è il sergente Vili? È uscito dal comando alle 9 di questa mattina e ancora non si è fatto vivo. Papà, sta buono, calmati, ti fidi di me, no? No. Chi è Diana Gardner? Sono io, Paul. Che cosa sarà? Calmati, cara. Apra, ispettore. Forse un pianoforte a coda di cui hanno voluto sbarazzarsi. Sono due pezzi degli scacchi. Io non ci so giocare. Ma lei sì, signor Gardner. E lei forse mangia cavoli, signor Biggers? Questa lei mi sta accusando. Tenga le sue opinioni per lei. E le sue. Mi faccia il piacere. Adesso cominciamo ognuno. Ma no, ma è questo signore qui. Ellery. Eh? Ellery, dove va? A sistemare delle sedie per un piccolo spettacolo. Allora lei ha già capito. Sì. E Spencer? Spencer è morto. Oh no. Oh, no. Non era cattivo. Non posso proprio dirlo. Mi ha aiutato quando nessuno lo ha fatto. Lei però faccia finta di non sapere niente. D'accordo? D'accordo. Vuole dire agli altri di venire qui? Vado. Ecco qui. Ora, voi sapete quello che io già sapevo da ieri sera, cioè che Spencer è morto e che uno degli ospiti della villa lo ha ucciso. Come? Perché? Quando? E ancora più importante, chi? La chiave dell'enigma è l'orologio che lì non c'era. Perché se c'era avrei dovuto vederlo nello specchio. L'avete capito? Ora vi spiego. Il problema è che ci troviamo di fronte a diversi interrogativi. Ma siamo tutti d'accordo che il più inquietante è che fine ha fatto Spencer Lockridge. E a questo riguardo, signora Lockridge, mi dispiace doverle dire... Spencer è morto. Purtroppo è così. Oh, ma chi no? Prego, prego, silenzio. Posso continuare, signora? Sì, la prego, Ellery, continui. Il bandolo fin dall'inizio è stato l'orologio, quello che doveva esserci ma non c'era, l'orologio con numeri e sfere fosforescenti. Sulle prime ho pensato che lo avessero temporaneamente spostato. Altrimenti lo avrei visto riflesso nello specchio. Ipotesi valida, ma non unica. Scusa, Ellery, si è parlato di un estraneo che avrebbe impedito il riflesso all'oscuro. Altra teoria, ma da escludere. Perché avrebbe dovuto essere alto più di 2 metri. Quindi resta una sola alternativa plausibile. L'orologio era a posto, lo specchio no. Quella specie di monumento incassato nel muro spostato... Ma è ridicolo, signor Quinn. No, no, non tanto. Perché c'è sempre da considerare la faccenda dei pacchi che sbucavano come primule al sole. Allora ho pensato che qualcuno volesse darci con questi messaggi la chiave del mistero. Prima un bel paio di scarpe di cuoio, indirizzate alla signora Laura Lockridge. E per la signorina Amy un paio di barche, modellini degli antichi Clippers. Non barche, direi. Piuttosto navi a vela. Signor Quinn, faccia presto, la prego. Se Spencer è morto, a che scopo tirarla tanto alle lunghe? Poi è arrivata la busta vuota. Quale significato poteva avere? Eppure l'abbiamo vista tutti che era vuota. La gomma? La gomma colorata. Allora, cercando di ricapitolare,
Scarpe, navi e gomma colorata. Quale buona attrice di teatro, Miss Amy, io la prego di continuare, tenendo in mente che l'ultimo pacchetto lanciato attraverso la finestra conteneva due pezzi degli scacchi, e precisamente i due re, bianco e nero. Adesso ho capito. È venuto il momento, diceva Warres, di parlare di molte cose. Di scarpe, di navi, gomma colorata, di cavoli e di re. Alice nel Paese delle Meraviglie. No, cara, sono parole dell'altro libro dello stesso autore. Ne conosce il titolo? Quello che Alice trovò guardando attraverso lo specchio. Esatto. Esatto. Non può stare lì. Non è possibile. L'ho messo io sottoterra con le mie mani. Paul! L'ho sepolto vicino al cancello. Ne è proprio sicuro, Paul? Sì, sta vicino al cancello. Grazie dell'informazione, signor Gardner. Billy. Sono stato bravo? Perfetto. Sicuro. Perfetto. Ma allora lei l'ha capito subito? No, non subito. Solo sabato pomeriggio ho avuto l'ispirazione giusta. Stavamo parlando, ricorda? Sì. Il sole tramontava. Perciò ho pensato all'ora. Ora orologio specchio. Perché uno specchio così grosso non fosse al suo posto è segno che doveva essere movibile. Mi ci volle un po' per capire come funzionava. Certo non potevo dirlo a nessuno. Neanche a me. Uno di questi giorni, rileggiti bene le sanzioni previste dalla legge per l'occultamento di prove. Ma prove non ce n'erano. Anche se avevo già capito chi era l'assassino. Ma come l'ha capito? Da quel nascondiglio segreto. Il vano dietro lo specchio doveva alloggiare una cassaforte su misure. Paul, come architetto, lo sapeva. E il signor Lockridge anche. Ma chi altro? Madre e figlia non sapevano il posto della cassaforte. Doyle è fuori causa perché mi puntava la pistola mentre l'assassino era ancora nascosto. L'unico era Paul Garner, che ha restaurato la villa. E quindi in grado di conoscere quel vano segreto. Io non ho capito una cosa. Perché il sonnifero nel caffè? Ah, è semplice. Ecco la storia. Paul uccide Spencer dopo un alterco a causa della sua tresca con la moglie Laura. È già intento a nascondere il cadavere quando sente i miei passi. Lo specchio è fuori posto, quindi svita la lampadina e resta immobile al buio. Infatti io non noto la sua presenza. Quando io torno indietro col libro, lui ha già nascosto il corpo e sta risalendo la scala. Per giustificarsi fa finta di scendere, con la scusa di aver sentito strani rumori. Lo specchio è soltanto un nascondiglio provvisorio. Piove a dirotto e Doyle continua ad andare in giro per la villa. Se avesse portato fuori il cadavere, sarebbe rientrato bagnato fradicio e si sarebbe tradito. La sera dopo droga il caffè e addormenta tutti. Tranne se stesso, ovviamente. Appena ripresi i sensi, vado a guardare dietro lo specchio. E naturalmente il corpo non c'è. Esco nel parco per cercare il luogo della sepoltura, ma non mi riesce. A quel punto era la guerra dei nervi per indurre Paul Garner a tradirsi, a fargli confessare dove aveva sepolto il corpo del povero Spencer. Quindi era lei che mandava i pacchi, i cavoli, le navi? A mezzo del mio sergente. A proposito, come sei riuscito a convincere Vili a mascherarsi in quello strano modo? Signori, biglietti, prego. Tu non sai che Vili era un filodrammatico da giovane? Biglietti? Comunque è stato un assassino simpatico. Certo, non elaborato come quando feci morire quella bionda nel seminterrato del Roxy. Là mi sono proprio divertito. Ehi, non controlla il biglietto. Thank you.
Siamo Howard Biggers ed Ellery Queen. Prego, signori. E il signor Lockridge era preoccupato con questa acquazzone. Grazie. Doyle. Doyle. Dov'è il bar? Sono tutti in biblioteca. Non potevano cominciare le prove se il ragazzo non andava a letto. E poi il signor Gardner non trovava più le orecchie. Cosa? Fa il coniglio. Oh, ma che diavolo... Buono. Un altro po' di tè? Dato che non ne ho ancora preso, posso prenderne un altro po'? Non mi pare il caso di formalizzarsi sulla forma letteraria. È la scena del tè in Alice nel Paese della Meraviglia. Azzeccato al primo colpo. Nessuno ha chiesto la tua opinione. Facciamo anche le osservazioni ora. Ma perché vivevano in fondo a un pozzo? Ellery! Ellery, ce l'hai fatta finalmente, stavamo in pensiero. Purtroppo abbiamo perso il treno delle 8. Colpa mia, ero alla stazione giusta ma al binario della direzione contraria. Ho fatto lo stesso errore anche io l'ultima volta. E sono andata a finire a New Haven. Più o meno ho fatto come uno che da qui per andare in California volesse passare per il Giappone. Conosci la classica ingenua di Broadway, Miss Amy Reina? È solo colpa mia se lei è venuto qui questa sera. Ma se a lei è piaciuto il mio libro? Beh, altrimenti non ci avrei investito tanto denaro, non le pare? Beh, comunque non ci tengo che la mia mela di alabastro sia morsicata. Ora ho capito. Morsicata. Senta, Ellery, io non ho intenzione di alterare il suo soggetto, glielo prometto. E Amy Reynard adora quella parte. Ah, questa poi è un'altra storia. La mia eroina, Roberta, deve essere una creatura delicata con i capelli neri. Scusi, Ellery, le ho già promesso la parte. Quindi se lei non ce la vuole, glielo dica personalmente. Non venite, le signore è tanto che stanno aspettando. E quel babbeo, Howard, vada. Ellery, noi vi raggiungiamo subito. Buona fortuna, Amy. E spero che Spencer non le abbia parlato troppo male di me, io ci tengo troppo alla sua stima. Oh, per me la partenza è buona. Signor Queen, non ne andrebbe di passare un'ora o due a discutere il copione dopo che gli altri se ne saranno andati a letto? Sì, ma sono piuttosto stanco. Oh, povera me, lei non è mica moglie, vero? No. Ah, no, non poteva essere, io sono una psicologa, sa, certe cose le sento. Perché quando Spencer mi ha detto che voleva mettere in scena l'avventura della mela d'alabastro, mi è venuta la voglia di fare la parte di Roberta. Non pensi di avere tempo dopo per farti la pubblicità? Quella è mia moglie Laura. Alle volte è pettinata anche meglio. Lei potrebbe essere una magnifica protagonista. Si illude. Io non saprei fare nemmeno l'ultima delle comparse. No, non è vero. Vuoi fare una brutta impressione al signor Queen? Benvenuto. Grazie. E il nostro abilissimo coniglio, Paul Gardner. Molto lieto. Perdoni la zampa. Paul Gardner, l'architetto? Sono lusingato che lei mi conosca di fama. Qualcuno sostiene che avrei dovuto fare il muratore. Venga, permetta di presentare la mia dolce metà, Diana, mia moglie, il signor Queen. È un gran piacere, signor Queen. Adoro i suoi libri. Molto gentile, signora. Beviamo qualcosa. Provvedo immediatamente. Ah, sì, grazie, Howard. Il solito per tutti. E per lei, signor Queen? No, niente, grazie. Ho già bevuto in treno. Bene. E finalmente la madre di Laura, la signora Letizia Allingham. Come sta, signora? Sto eccezionalmente bene, con grande dispiacere di mio genero. Ma... mi invitano in questa casa ogni tanto, ma sempre quando a Spencer servono fondi per una commedia, così le perdite restano in famiglia. Mamma, non esagerare. Spero che la sua commedia sia concepita meglio di questa casa, signor Queen, perché questa villa è una prova lampante dell'abilità dell'architetto Gardner nel trasformare grosse querce in stuzzicadenti. Sarà, questa però l'ho soltanto restaurata. Con quello che è costata ci avrei comprato la casa bianca.
Perché non andiamo di là in salotto? Venite, c'è il fuoco acceso. Ah, molto volentieri. Mi scusi se mi trovo acconciato in questo modo, ma domani è il compleanno di mio nipote Johnny ed ho voluto fargli una piccola sorpresa. Sì, Howard me l'ha accennato. Oh, a proposito, abbiamo trovato un finale fantastico per il lavoro di Ellery. Ah, scusi. Sì. Quello deve morire per forza. Non c'è altro modo. E io ti dico che non funziona. Sta a sentire, Ellery. No, tu stami a sentire. Avanti. Allora. Tanto per cominciare non voglio ucciderlo. Non c'è nessun motivo. È un impiccio, l'hai detto tu stesso. La prossima è Douglas, Tossi. Non l'ho detto io, ma tu. Se dobbiamo ammazzare qualcuno, tanto vale far fuori la spogliarellista. Sì? Stiamo per arrivare a Douglas. Grazie. Prego, prego, signori, s'accomodino. Le 10:20, potevo stare a casa davanti al caminetto. Vedrai che non te ne pentirai. Credi? Certo. Dove andiamo, signori? Green Haven. Ah, sì, la conosco, una vecchia villa sulla collina. Non sapevo che già ci abitassero i nuovi proprietari. Ora lo sai. Senti, bello mio, è strano. Se questo Lockridge ha tanto interesse a fare del mio libro una commedia, perché lo vorrebbe cambiare? Tu devi cambiarla, fa parte del processo creativo. Sta tranquillo, sarà un soggiorno piacevole. Almeno appena finita la festa. Perché? Quale festa? Per Johnny, il nipote di Lockridge. Gli ha messo su uno spettacolino apposta. Non te l'avevo detto? No. Ah, no. Apri le orecchie e aprile bene. Non voglio che qualcosa disturbi il compleanno di mio nipote. Ma ogni cosa ha un limite, quindi decidi quello che vuoi. Ciò che è veramente importante lo deciderò io per te. Sono stato perfettamente chiaro.